Un grande evento locale sull'economia circolare, sempre più strategica nelle politiche europee, per incentivare un nuovo tipo di sviluppo basato sull'uso sostenibile e sul recupero delle risorse ambientali. È stato l'obiettivo della manifestazione Go Green Red Blue, circondati di idee per guardare oltre, che si è tenuta a Teramo nella sede dell'Istituto Agrario Rozzi a Piano Daccio. È un evento sperimentale che abbiamo realizzato grazie alla sensibilità della preside dell'Istituto di Poppa Rozzi, che ha accolto positivamente l'idea di far conoscere quali sono le innovazioni in tema di economia circolare. Abbiamo predisposto 3 percorsi, uno sull'energia, uno sui rifiuti ed uno sull'acqua. Abbiamo dato la parola alle aziende, agli istituti di ricerca e alle associazioni. Siamo molto soddisfatti di questo perché era proprio l'obiettivo che volevamo raggiungere, stimolare i ragazzi che saranno la classe dirigente del futuro. Quindi chiaramente abbiamo proposto loro dei temi che sono sicuramente interessanti, che fanno sì che i ragazzi possano riflettere e porsi delle domande anche con curiosità crescente. Io sono stato negli stand che abbiamo preparato nei nostri percorsi e ho visto ragazzi che sono sicuramente interessati, hanno accolto entusiasti l'invito e li vedo curiosi. Gli stand sono in realtà dei percorsi espositivi e formativi che abbiamo creato. Ogni stand tratta un tema ben particolare ed è poi affidato a un'associazione o a una importante azienda che opera nel settore, che fa toccare con mano i ragazzi le soluzioni, dà loro delle idee, dà loro dei temi sui quali potranno confrontarsi, perché necessariamente i temi dell'economia circolare sono dei temi che non appartengono solamente a noi adulti, ma appartengono principalmente al futuro, ai ragazzi che saranno la classe dirigente, che mi auguro sappiano in un modo o nell'altro interpretare questi temi in maniera un po' più concreta di come abbiamo fatto noi finora. Percorsi tematici su acqua, energia e rifiuti che hanno coinvolto 900 studenti delle scuole superiori di Teramo, workshop tecnici per professionisti e pubblici amministratori, mostre, progetti innovativi e buone prassi a confronto per l'evento promosso dall'Istituto Superiore di Poppa Rozzi in collaborazione con l'associazione Ricreate e che ha visto la partecipazione di 27 aziende, enti e associazioni del territorio.